ho insegnato niente. Ci ha aiutato tanto. Ha mentito. Alcuni tengono alla loro privacy. Non giudicare, fratello. Quando vorrò il tuo consiglio, te lo chiederò. Come vuoi. Portatemi al Tempio di Tyr, nel Lago dei Nove, e vi condurrò a Jotunheim. Conosciamo il Tempio. Che c'è lì? L'ultimo gigante di Midgard. Chi è meglio di lui per indicarci la strada? Il Serpente del Mondo. E tu sai come parlare con lui? Certo. Parla una lingua oscura, ancora più antica di queste montagne. Nessuno a Midgard la parla più, tranne me, naturalmente. Davvero? Certo. Non si direbbe dal suo aspetto, ma Jormungandr è un conversatore brillante. Ok, ciao a tutti. Allora, proseguiamo. Peccati al corno del serpente. Mimir, perché Freyja ti ha sputato in faccia? No, parla di Baldur. Dice che nulla può ferire. Sì, Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. Sono solo vanterie. Tutti hanno un punto debole. Non lui, temo. Baldur è invulnerabile a qualsiasi minaccia, fisica o magica. L'hai già detto, Mimir. Davvero? Da dove viene questo potere? Che io sappia, c'è di mezzo... un incantesimo? Mimir. Alcune parti del mio cervello devono ancora riprendersi. Mi ci vorrà solo un momento. Spero che stia bene. Allora, sono arrivati al lago. Mimir, siamo nel lago. Perfetto, attracca al ponte. Non mi hai mai detto perché Freyja ti ha sputato in faccia. Beh, lei mi incolpa in larga parte per le circostanze attuali e non ha tutti i torti. Basta con le storie mentre camminiamo. Concentrati sulla strada. Testa, come parliamo col serpente? C'è un corno su una piattaforma a metà del ponte. Portami lì. Finalmente, il corno. Ok, bisogna parlare col serpente. Poggiami le labbra sul corno. Fatto erigere quella statua in onore di Thor. E visto che il serpente del mondo decisamente detesta quel grasso spione, forse si sarà stancato di vederlo. Ma non gli fa male. Beh, tra lui e Thor non è mai corso col sangue, va detto. E non andrà meglio. Forse rendersene conto è stato peggiore del pensiero di un ammasso di pietra che gli scende giù per il gozzo. Vuoi che glielo chieda? No. Chiedigli solo di Jotunheim. Auguratemi buona fortuna. Jormungandr. Siamo fortunati, amici, si ricorda di me. La vostra triste perdita.
e vi aiuterà. Efni, un fungo. Curioso, che succede? Oh, niente di cui preoccuparsi. Si assicura che andiamo nella direzione giusta. Ascolta attentamente. Servono due cose per raggiungere la terra dei giganti. Primo, dobbiamo trovare la runa che sblocca il viaggio tra i regni per Jotunheim. Secondo, dobbiamo incidere la runa sul sommo portale. Intendi quello sulla vetta? Esatto. Però i giganti, nella loro infinita saggezza, capirono che non sarebbe bastato un normale scalpello. Solo la punta di uno scalpello magico apre il portale. So dove si trova, non è distante. Sembrava quasi impazzito. Ah, sì, aveva capito che eravate amici di Odino. Perdonatemi, non ho mai parlato la lingua antica da sobrio. Aspetta, guarda, l'acqua è calata ancora di più. Si vedono molte più torri e statue. Vedo anche nuovi posti da esplorare lungo la costa. Dov'è lo scalpello? Trova una barca e ti ci porterò. No, qui, prima cosa bisogna scendere. Che distruzione di Mimì. Noi dovremmo andare. Quando arriveremo alla barca, potremmo cercare subito lo scalpello o andare in esplorazione per un po'. Per me va bene qualsiasi cosa tu voglia fare. Ok. Dov'è lo scalpello? Proseguite verso le statue dei rematori, poi passate tra di loro. Non mi hai mai detto perché Freya ti ha sputato in faccia. Beh, lei mi incolpa in larga parte per le circostanze attuali e non ha tutti i torti. Tutto ebbe inizio durante la lunga guerra tra Aesir e Vanir. Prima di allora, gli Aesir vincevano facilmente le guerre, sebbene i Vanir infliggessero spesso danni devastanti. Entrambe le fazioni subirono perdite tremende. E a molti di noi, a dirla tutta, la guerra non piaceva più. Era solo uno spreco di vite preziose. Concordi, fratello? Esatto. Era ora di finirla. E infine il più brillante consigliere di Odino volle trovare una soluzione più assennata. Volle negoziare la pace tra gli dei. Ci volle del tempo, ma alla fine Odino fu convinto a sposare la sua acerrima nemica, una certa dea Vanir, conosciuta non solo per la sua bellezza, ma anche per la sua padronanza della magia Vanir che Odino aveva a lungo bramato. Freya sposò Odino. Sai che ti dico? Te la racconto dopo. Ti hanno portata via troppo presto. Voi che siete vivi, la mia amata Gulvig mi chiama a sé. Desidera essere in pace. Eppure è in pezzi. Vi scongiuro, fatela tornare completa. Dobbiamo raccogliere le sue ossa. La magia Seider di Gulvig non conosce limiti. Vi può riunire con chi avete perduto. Davvero? Come? Ragazzo, posso sentire il tuo dolore. Fidati, la sua magia è forte abbastanza da creare dei ponti tra la vita e la morte, anche se per poco. Ragazzo, andiamo. Ok. Presero tre ossa della mia dolce Gulvig e le sparpagliarono per il lago. Portami le sue ossa, Gulvig ti ricompenserà. Fammi un attimo capire. Ah, bene. Lo scalpello speciale è oltre questa porta. Stai pronto? Oh.
vero. Provo a far così perché sennò... Lui mi ha preso. Tu fai una brutta fine tu. Abbiamo capito. Faccio quello che posso. Questo scatto. Che cos'è? Era ora che lo chiedessi. Ti racconto una storia. C'era una volta un enorme gigante di nome Tal, che nonostante le sue dimensioni, con il suo scalpello era capace di lavorare la pietra come nessun altro essere al mondo. Amor sperava di poter tramandare le proprie conoscenze al figlio Rintur, ma il giovane aveva l'animo di un guerriero. Forse il padre era troppo pavido, o forse il figlio era troppo avventato. In ogni caso, i due persero il controllo durante un litigio e... BOOM! Il gigante colpì suo figlio. Rintur scappò via nella notte. Colmo di vergogna e rimorso, Tamur lo inseguì, ma nella sua confusione si ritrovò a vagare per Midgard, solo e smarrito. Purtroppo attirò l'attenzione dell'unica persona che non voleva incontrare di notte, lontano da casa. Thor. E poi, cos'è successo? Lo vedrai. Thor l'ha ucciso. Oh no, cadde su un villaggio. Già, quando cadde, Tamur distrusse un luogo incantevole devoto al dio Vanir, Njord. Thor si prese sempre il merito di aver pianificato tutto, ma la verità è che fu solo schifosamente fortunato.